Ok, penso che questo sia l'unboxing più atteso di questa sfizza di unboxing. Uno dirà le telecamere, no, invece questa è secondo me una delle cose più belle che ci permetterà di fare tante cose belle e che ci mancava. Eccolo! Poi raga, allora, oggi parliamo di droni. Non sono arrivato in tempo a far uscire la puntata martedì perché veramente c'è un casino. Bene, benissimo, perché possiamo fare, cioè stiamo facendo tantissime cose, però da un altro lato io veramente non so come fanno quelli a far uscire cose settimanalmente puntuali. È difficile. Ci devo riuscire. Aiutatemi anche voi. Magari mi date qualche consiglio. Oggi parliamo di droni. Abbiamo preso i due nuovi droni della società, il DJI Mavic Pro 2 e il DJI Mavic Mini. Bellissimi entrambi, bellissimi. Abbiamo avuto tutta l'estate per provarli e anche parte dell'inizio dell'autunno. E oggi vi faccio vedere sia l'unboxing e sia un po' tutto quello che abbiamo fatto quest'estate con questi droni. C'è anche in mezzo qualche piccola considerazione, perché io voglio, come sempre, che questi video siano il più sinceri possibile, anche perché chi guarda i miei video perché mi conosce come regista e vuole approcciarsi alla regia deve vedere tutto, gli aspetti positivi, gli aspetti negativi, deve magari capire qualcosa dentro di sé, quindi serve ogni tanto chiarire delle situazioni. Certe volte devo chiarire anche a me stesso e questo può essere utile anche agli altri. Ogni tanto aspettatevele queste cose. Magari vi aiutano anche in quello che state facendo voi, che sia anche al di là della regia o dei video. Voi non avete idea di quanto sia per me bello questo periodo in cui sta cominciando ad arrivare l'attrezzatura. Di quanto sia bello poter cominciare a sperimentare ciò che hai fatto in tutti questi anni, con moltissima pratica basata su delle teorie scaturite dalla pratica, nel senso che avendo fatto solo pratica e non avendo alcuna nozione teorica, tutto quello che è uscito fuori da questa pratica ha creato delle teorie. Adesso è arrivato il momento di mettere le teorie nate dalla pratica in pratica. Quando tu lavori sempre con la stessa camera, sempre con la stessa attrezzatura, sempre con le stesse cose, nascono in te dei bisogni che non sono appunto nati dal fatto che tu hai studiato e quindi sai già che cosa devi andare a utilizzare e non ce l'hai. E quindi il bisogno è nato appunto dal fatto che non hai l'attrezzatura che ti serve, perché hai studiato che quell'attrezzatura ti serve, non perché effettivamente sai che ti serve. E quindi arrivare a creare una propria teoria dalla propria pratica ti fa arrivare appunto ad applicare la nuova pratica della tua teoria. È un po' contorto, però ci arriviamo. Su misura per te, quindi tutto quello che è nato da appunto la tua pratica è su misura per te, quindi bisogni, l'attrezzatura, tutto ciò che effettivamente ti serve è nato da un tuo reale bisogno, non da perché te l'hanno detto a scuola che bisogna fare così. Tutto quello che io sto prendendo adesso e sto trovando riscontro nella realtà, che effettivamente era ciò che mi serviva, perché mi è mancato quando ho lavorato. Effettivamente è vero, cioè è reale ciò che mi mancava, quindi vuol dire che i miei bisogni erano fondati, non erano dei capricci. E questo ci fa capire anche il condizionamento psicologico che molto spesso abbiamo dagli altri, riceviamo dagli altri, perché magari noi crediamo di volere una cosa perché effettivamente ci serve e invece loro dicono che è solamente un capriccio e quindi dovresti imparare semplicemente a accontentarti di quello che hai. Sono anni che mi accontento di quello che ho e ho lavorato costantemente con la stessa roba. Quando la gente intorno a me si aggiornava perché magari avevano anche la possibilità di farlo, io non prendevo magari lavori sopra un certo tetto perché sapevo che non li potevo portare a casa con successo. Infatti molte volte ho avuto problemi proprio per quanto riguarda i lavori, perché la mia attrezzatura non mi permetteva di dare alla gente quello che la gente si aspettava di me, ovvero capivano che c'era tanto potenziale ma poi all'atto pratico non avevo i mezzi per sviluppare questo potenziale. Quindi arrivare già ad avere una base solida di mezzi per sviluppare il mio potenziale
mi fa veramente tanto 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 piacere, è come se io mi fossi tolto un grande peso, perché nel peggiore dei casi che possa andare, ovvero che io magari fra tanti anni possa arrivare a comprare altra roba, io ho preso tutto quello che mi serve per non rimanere scoperto in niente, quindi mi sento anche di poter dire che adesso veramente posso arrivare a lavorare in modo leggero rispetto a tante cose che prima mi veniva pesantissimo, pesantissimo fare. Ogni tanto mi segno le cose che voglio dire rispetto magari a tutto questo percorso di video che voglio fare per il web. E quello che mi era venuto in mente oggi era l'essere importanti di per sé, ovvero molto spesso noi ci sentiamo importanti perché abbiamo lavorato con Tizio, con Caio. La cosa bella invece è scoprire di essere importanti di per sé, ma non per vanto, ma perché effettivamente tu, se hai un peso in questa terra, in questo mondo, anche dal punto di vista personale rispetto a quello che effettivamente tu fai e che le tue potenzialità, se hai un peso e tu, non è perché questo peso è dato dal fatto che tu abbia lavorato con qualcuno. E questo è quello che secondo me non capiscono molti ragazzi, nel senso che loro sentono la propria vita realizzata solamente se accanto al loro nome c'è il nome di qualcuno che conta. Quindi non mettono avanti il proprio nome e la propria persona, anche il proprio io, dicendo io conto, io posso fare tante cose belle a prescindere da qualsiasi altro nome ci sia accanto a me. Vi perdete un grande potenziale inespresso, grandi doti che avete dentro e voi neanche immaginate di avere, perché purtroppo per come è impostata la società e soprattutto la scuola, che molti difendono la scuola, ma io ho un pessimo rapporto con la scuola. Ne capisco gli aspetti positivi, ma non come è attuata. Cioè, per me la scuola è stata solamente 5 anni di perdita di tempo, al di là delle cose che ho imparato, al di là di quello. Perché veramente la scuola ti ammazza l'io, ammazza te, a fronte di una preparazione a una vita da catena di montaggio. Impareremo insieme, perché io magari un po' di percorso l'ho fatto anche da solo, però da questo punto sicuramente molti di voi si chiederanno come si fa a essere importanti di per sé. Quindi anche se io ho fatto un po' di percorso per i fatti miei e adesso ho iniziato questo progetto, penso che posso anche imparare adesso insieme a voi e magari spiegare a voi dove sono arrivato io, come essere importanti di per sé e perché è importante essere importanti di per sé. Perché si smette finalmente di associarsi a qualcun altro e finalmente far valere le proprie idee, creare i propri progetti e andare a fare quello che si vuole fare veramente, senza saltare da un posto all'altro solamente perché il nostro fine ultimo è fare quello che vogliamo fare noi, però non lo facciamo perché abbiamo paura. Cioè, non ci mettiamo a fare quello che vogliamo fare perché abbiamo paura e quindi facciamo tante cose quella con gente per poi arrivare a fare quello che effettivamente vogliamo noi. Tutto questo sembra impossibile, ma è lì che si deve andare, a parer mio. Cioè, il possibile è possibile, è facile. Tutto quello che bisogna fare è riscoprirsi importanti di per sé e poi iniziare a fare l'impossibile. Spero che io ci riesca e continui sempre a farlo e spero che possa passarvi questa cosa, perché è qui che cambia la vita radicalmente e veramente spero che lo impariamo insieme. Questo è quello che abbiamo tanto atteso del polistirolo, perché grazie a questo potremo fare un sacco di cose. No, scherzo. Questo qui, Mavic 2 Pro with Smart Controller, che il nome già è tutto un programma. Cerchiamo di essere delicati per una volta. Credo che non ci sia la doppia batteria, come al solito, le cose al contrario. Ehi, che dire, incredibile, incredibile. Ora ve lo faccio vedere. Solamente caricabatterie, eliche. Ah no, questo è il caricabatterie. Eliche, l'alimentatore. Vabbè, vi faccio vedere e poi in questi giorni faremo delle prove. È abbastanza scomposta la situazione perché le ho già guardate, quindi questo è lo smart controller. Abbiamo preso con lo smart controller perché mettere sempre il telefono in tutto è un casino, quindi cioè avere il drone col suo telecomando è veramente una cosa comodissima. Le varie eliche, il drone con una sola batteria, quindi alla fine se prendete
la versione con il controller non avrete le altre batterie e neanche la sacca. Presto lo proveremo, penso sia bellissimo. Ma serve la memoria lì. Comunque ho portato pure lo stabilizzatore per quello, però non lo so usare neanche. Ora lo proviamo. Allora. Ah, per la telecamera, ok. Il graffiatello. Bravo. Panasonic, ne abbiamo prese ben due. E poi qui c'è il Mavic 2 Pro. Per dronare dall'alto. Il controller. Lo smart controller che servirà per controllarlo, così non abbiamo neanche bisogno del cellulare. Le eliche. Guarda, ho detto qua da maestro. Oh. E hai i virulini qua. E hai i virulini che servono a pilotarlo. A pirulirare. Ma non abbiamo la memoria. Forse sì. No, non è il coso di memoria. Forse c'è una micro. C'è la micro. Non so neanche perché c'è la croce. Meno male che c'è. Non è che è la mia micro. Tua non è sicuro. Nelle mie c'è scritto C.C, quindi se non c'è scritto non sa, esatto. Ok, con l'oratorio con padre Stefano pronti per il Summer Life. Alla grande. Mi pare occhio e là la rete è in quel modo, guarda. Sì, no, ma non mi avvicino alla rete. Ora sta tirando solo. Perché? Perché? Tutto deve tirare. Guarda come corre! Piano! Non è che mi cade in testa. Dove va? Tanto atterraggio perfetto. Il primo volo col drone di Melo Cambria. Cioè il primo volo di Melo Cambria col drone. Quindi adesso noi gli guardiamo il culo. Come ti senti? Bene, però secondo me o si sta scaricando la batteria o prende male. Perché? Perché qua mi segna rosso. Guarda. Ti dicevi che prenderà male? Dipende. Andai gli vola vicino l'uccello, vediamo se lo riesco a riprendere. Vedi che pregato. Ecco. Proviamo a farli partire entrambi. È acceso quello, il mini. Venire verso di quello il drone. Ah sì, volevo solo salire. Ma che figo, io salgo e tu scendi. Ehi, ciao. Quanto è gigante quello in confronto a questo qua. Non ci può. Mambo, io lo faccio atterrare qua. Io per adesso sto andando all'indietro. Atterra solo. Allora, i sensori verso il basso solamente. Che ne pensi? Alla grande. Ok. Sono troppo bravo, un autopilota. Ciao a tutti. Spero che abbiate visto le grandi potenzialità di questi droni, veramente spaziali, assurdi. Ci farò un altro video dedicato soltanto con i test delle riprese che ho fatto in questi ultimi giorni, che poi tanto test non sono perché li ho utilizzati anche per i miei video del mese, per i miei video della settimana, anche per dei lavori. Quindi nel prossimo video, che uscirà la settimana prossima, ci saranno tantissime riprese aeree. Potevo farvele vedere adesso, ma il video sarebbe stato troppo lungo, quindi voglio fare proprio un video dedicato alle riprese aeree fatte con questi droni. Fatemi sapere se volete qualche info in particolare di questi droni, perché sono veramente bellissimi e magari
c'è chi ancora ha dei dubbi sul prenderli o no, eccetera eccetera, se avete qualche dubbio io vi rispondo a tutti i commenti. Un saluto, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, bla bla bla, 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 bla.